Il Trapani Calcio incontra le comunità qui alla comunità Faro con soggetti con problemi di dipendenze patologiche. Che giornata è stata questa? È stata una giornata ottima, una bellissima giornata di festa. Noi abbiamo portato questa testimonianza. L'ASP Trapani ha sempre portato avanti tutta una serie di iniziative legate proprio alla prevenzione delle tossicodipendenze. Siamo qui presenti tutti gli operatori, il Dipartimento Salute Mentale, la Direzione Generale, il coordinamento deserte guidato dal dottor Failace, ma soprattutto siamo presenti tutti i ragazzi di quattro comunità che sono del territorio, comunità di recupero, proprio per vivere questo momento di testimonianza che la squadra del Trapani Calcio ha voluto portare. Signora, un'altra mattinata di solidarietà per il Trapani. Sì, dove ci sono da fare testimonianze di solidarietà con le meno fortunate, noi vogliamo essere presenti, che è una cosa buona che stiamo facendo. Mi ha appena detto un ragazzo, ha detto: signora, la ringrazio tanto tanto per essere venuto qua, perché qua non è venuto mai nessuno. Così noi siamo felici di contribuire a questi progetti, a quelle che sono meno fortunate di noi. Quanta importanza può avere la visita di alcuni giocatori di una squadra professionistica di calcio? È estremamente importante, perché si dà un contributo significativo a quelli che sono i percorsi per uscire fuori dal tunnel delle sostanze. È in gioco la vita, ed è giusto che praticamente si possano avere dei confronti con quello che può essere, diciamo, la rinascita in una situazione particolarmente complessa come la dipendenza patologica. È una bellissima giornata, un segno di amicizia grande. Credo che i nostri ragazzi hanno bisogno anche di questi momenti in cui sentono il sostegno, l'affetto di tutta la comunità. E ringraziamo di cuore il Trapani Calcio per questa bellissima visita. Grazie.